Ciao Fulmini, oggi sono qui per parlarvi di questo. Questo è il numero speciale del National Geographic dedicato all'identità di genere e alla parità di genere. È uscito in edicola, penso il 3 gennaio, quindi se siete fortunati riuscite ancora a trovarlo e vi consiglio di comprarlo tantissimo. Ho deciso di parlarvi di questo numero perché diciamo che è fatto benissimo e penso che dobbiate averlo tutti quanti, che dobbiate sapere come è fatto bene, quindi ho deciso di parlarvene però soltanto dal punto di vista dell'identità di genere e dell'orientamento sessuale. La prima cosa di cui vorrei parlarvi è la copertina, perché inizialmente ci sarebbe dovuta stare sopra una bambina transgender di nome Avery Jackson che è stata messa al suo interno, quindi la copertina sarebbe dovuta essere così, soltanto che hanno messo quest'altra che ha sopra varie persone transgender, non binarie, intersessuali e anche un ragazzo etero e cissessuale. Non ho capito perché non c'è anche una ragazza etero e cissessuale, però va bene. E praticamente questa sarebbe la seconda variant, perché non andava bene il fatto che in Italia ci fosse sopra una bambina trans, non so il perché, penso in PC con la chiesa hanno fatto vari problemi, però diciamo che questa copertina così non è uscita soltanto in Italia, ma è appunto soltanto una variant. Infatti mia zia mi ha mandato l'altro ieri una foto del numero che lei aveva comprato e aveva la stessa copertina che ho io. Quindi sì, sarebbe stato meglio tenere la prima variant, però diciamo questa non fa schifo, è molto più inclusiva e sinceramente non so come avrei fatto al posto loro. Già dalle prime pagine si può comprendere quanto ci abbiano tenuto la cura di questa edizione italiana. Infatti c'è anche un'introduzione del direttore dove parla di persone intersessuali, parla di un libro su una persona intersessuale intitolato Middle Sex, vi consiglio di leggerlo. E poi comincia con tantissime immagini, ci sta anche questa con varie persone con identità di genere, orientamenti sessuali differenti. E la cosa più bella di questo numero, sinceramente devo dirvi, che sta proprio alle prime pagine e sono varie definizioni di identità di genere e orientamenti sessuali. È la cosa più bella che abbia mai visto in vita mia. Cioè, parla sia di persone con un'identità binaria che non binaria. La cosa più bella è che dice che la parola transessuale è obsoleta, che va utilizzato transgender. E parla appunto di come la binarità non sia una cosa di tutte le persone trans, che non tutte le persone trans debbano essere binarie. Poi parla anche di vari pronomi che si possono utilizzare, a parte il they in inglese, ci stanno anche zi, xi, vari pronomi che ci stanno anche in Svezia perché l'hanno messi anche lì. È bellissimo, non lo so, dovete vederlo, è la cosa più bella del mondo. Quindi già tutto questo numero parte facendo in modo che anche le persone che non sono appartenenti alla comunità LGBT possano comprendere maggiormente. Ci sono anche consigli per genitori che hanno figli transgender oppure con un orientamento sessuale differente da quello etero. Uno dei capitoli più interessanti su questa rivista è quello che parte con questa fotografia qui, dove ci stanno due fratelli, di cui una è una trans M2F, erano fratelli identici. E tutto questo capitolo parla di motivazioni mediche che ci possono essere dietro al transgenderismo, però vi devo dire che non è ancora stata scoperta la verità, quindi non esiste ancora una cosa certa, quindi sono soltanto alcuni degli studi che sono stati fatti, anche se vanno presi appunto con le pinze perché non esiste ancora una cosa che viene riconosciuta da tutti. Quindi parla di cromosomi, e parlando di cromosomi va a parlare anche delle persone intersessuali, di vari tipi di intersessualità, e parla anche di una forma rara di intersessualità che ci sta soltanto in un paese dove quelle che loro pensavano fossero bambine a 12 anni cominciano a sviluppare un pene, e questa è una caratteristica di questo paese appunto, ed è una cosa molto interessante. Avevo visto un documentario, se non erro forse su Real Time, dove ne parlavano. E poi ci sarebbe anche questo pseudo gingerbread man, dove appunto fanno una distinzione tra identità di genere, orientamento sessuale, espressione di genere e tante altre cose molto interessanti, e tenta anche di dare una motivazione alla non binarietà parlando anche dei non binari di altre popolazioni, come ad esempio i Two Spirit degli indiani d'America. Però qui fa anche un accenno ai Fafafline dei Samoa, che sinceramente non so come si pronuncia, quindi non trucidatemi, che farebbero appunto parte di un genere che non è né maschile né femminile. Tecnicamente sarebbero dei ragazzi gay perché sono tutti AMAB, però comunque in quella popolazione fa parte di una categoria non binaria. Ci sono tante fotografie che sono davvero belle, soprattutto per quanto riguarda i bambini, i ragazzini F2M, M2F, che praticamente sono quelli più trattati all'interno di questo volume, perché appunto sulla copertina volevano una bambina di 9 anni transgender, quindi hanno anche tentato di dare una mano in più ai genitori, alle persone che
non comprendono come l'identità di genere possa essere una cosa innata e non un qualcosa che si decide. Inoltre qui c'è anche una piccola mappa dove fanno vedere in quali paesi è possibile transizionare, come transizionare, perché ci stanno vari paesi in cui è tutto libero, altri paesi come in Italia dove ci sta una lunga burocrazia dietro, altri paesi in cui non si può fare, dove è legale, e tante altre cose del genere. Fatto davvero benissimo, quindi se riuscite a trovarlo io vi consiglio di comprarlo, costa soltanto 4,90€ e ne vale tantissimo la pena. Non vi ho parlato della parte che parla della parità di genere perché questo video è in collaborazione con Chimdrop, quindi vi lascio qui sopra il video dove lei parla di questa parte della rivista. Inoltre vorrei anche segnalarvi che sul canale di National Geographic il 31 gennaio andrà in onda un documentario dove parleranno dei temi trattati all'interno di questa rivista, quindi se avete Sky vi consiglio tantissimo di guardarlo. Io sicuramente tenterò di fare in modo di avere la TV libera per poterlo vedere. Quindi fatemi sapere se questo video vi è piaciuto, se avete comprato la rivista ditemelo, e magari ditemi se ci stanno dei punti che non vi sono piaciuti, dei punti che vi sono piaciuti maggiormente, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!